Ciao a tutti, sono Giovanni Visconti, 37 anni, team Vini Zabuca KTM. Sicuramente il carbonio è il materiale migliore per una bici, anche se vedo che sta tornando di moda anche l'alluminio e credo che si possano comunque costruire delle buone bici anche d'alluminio. No, le ruote ad alto profilo assolutamente non sono adatte solamente ai velocisti, sicuramente rendono molto di più in gare più pianeggianti e magari un profilo anche maggiore di 50, però ormai la leggerezza che hanno, la scorrevolezza, la praticità sicuramente possono servire anche a uno scalatore. Sì, la capacità primaria dei freni a disco è quella di dare più sicurezza in discesa e riesci magari ad arrivare ad una curva con una velocità maggiore rispetto a prima perché la frenata è sensazionale. Purtroppo c'è da pagare un prezzo e secondo me possono diventare pericolosi anche se deve essere davvero una casualità stranissima, però in caso di brutte cadute dove magari i corridori si trovano uno sopra l'altro può capitare di toccare un disco magari in fondo a una lunga discesa e quel disco ti può danneggiare, però per essere così caldo il disco da farti male devi venire da una discesa lunga dove hai frenato quasi tutto il tempo. Sì, frena disco sul bagnato è la capacità principale, senza dubbio dove possiamo notare maggiormente la funzionalità del disco è sul bagnato, non ci piove neanche a farla apposta. Credo di sì. Inizialmente un po' tutti dicevano che era quasi una mossa commerciale quella del freno a disco, probabilmente lo era, però la realtà è che sono senza dubbio migliori. Sì, una bici che pesa meno di 6,8 kg probabilmente secondo me non è una bici sicura perché altrimenti l'UCI avrebbe tirato fuori un altro peso, un'altra legge, insomma, sotto la quale non si poteva andare, invece quello è il peso limite, secondo me non si deve andare sotto. Credo che i corridori veloci sì, guardano più all'aerodinamica, infatti si vedono in gruppo bici che sono ben più pesanti di 6,8 kg e magari per corridori che devono andare a disputare una volata dopo 200 km a 50 all'ora. Mentre lo scalatore sicuramente sta molto attento ancora alla questione peso. Allora, dire che sono tutte uguali le bici top di gamma magari è una parola esagerata, ma in generale la bici del professionista adesso si assomiglia molto l'una con l'altra, e la geometria è quasi identica, e quello che può cambiare è il peso, il tipo di carbonio utilizzato, ma le geometrie praticamente sono uguali. Ma secondo me, non so se vado controcorrente, ma forse contava più 15 anni fa, perché 15 anni fa ci poteva essere una grande differenza tra una bici e l'altra, nel senso che ci poteva essere una squadra che adottava bici da 8 kg, 8 kg e mezzo, e squadre all'avanguardia che avevano bici da 7 kg, 6-8. Oggi, se si parte per un tappone dolomitico del giro, tutti sicuramente avranno una bici da 6,8 kg. Sì, i manubri integrali hanno questa caratteristica di essere molto più rigidi, sicuramente sono migliori appunto per un velocista, non tutti li adoperano perché magari questa rigidità può dare un po' fastidio. Sì, credo di sì. Magari a qualche passistone, tra virgolette, che vuole provare un'azione da finisseur, però in generale quel tipo di bici sono utilizzate dai velocisti. Sì, può essere così, però c'è sempre un limite, insomma. Uno può scegliere un telaio un po' più piccolo per avere la bici più reattiva, ma deve sempre comunque mantenersi entro un certo limite. Non è vero, questo non è vero, anche se adesso ormai i telai su misura sono rari da vedere perché ormai si va a SML, però direi che con queste misure comunque tutti riescono ad adattarsi.
Anche lì ni, perché ultimamente si vede venire fuori i tubeless, per esempio, che nelle cronometro sembra rendano di più, quindi secondo me è in base al percorso. No, non è detto, ci sono corridori che con una sella super fine, super leggera riescono a non avere problemi e altri che invece li hanno sono costretti a utilizzare selle più spesse, questo dipende da corridore a corridore. Sì, può essere. In primis dovrebbe seguire un po' le tue caratteristiche fisiche e la pedivella. Dopodiché comunque uno può scegliere di utilizzare una pedivella più lunga se magari si sente un passista che ha bisogno di una leva maggiore in pianura, e mentre può scegliere una pedivella più corta nonostante le sue caratteristiche fisiche per favorire l'agilità magari in salita. No, abbiamo visto tutti negli ultimi anni corridori altissimi davanti, magari accucciati sulle braccia, una famosa posizione a uovo, ma non vuol dire più basso sei, più sul manubrio sei, più sei aerodinamico. Quello è stato dimostrato nelle gare del vento che non è così. Ma no, un po' troppo generale come affermazione. Se ti fa male la schiena in bici, i fattori possono essere tanti. Sicuramente la prima cosa da controllare è la giusta posizione in bici. Probabilmente sì, dice Sisti si nasce, perché a parte sapere guidare la bici deve avere quella dote che è il coraggio, la sfrontatezza di affrontare certe discese che non conosci, e quella ce l'hanno in pochi. Su quello mi viene facile rispondere, perché io più o meno fisicamente sono così, gambe corte, busto lungo e il baricentro più basso, e affrontare le discese, questo ti aiuta. In generale sì, ma ci possono essere momenti di forma oppure un tipo di preparazione apposta per questo che comunque può portare uno scattista puro ad affrontare anche salite diverse con i primi. Sì, ha la dote dell'esplosività, riesce a guadagnare quel vantaggio che poi comunque riesce a tenere pedalando in acido per diverso tempo. Sì, quello è vero, comunque se sei dotato appunto delle famose fibre bianche, anche se la tua preparazione non è al top, hai quella capacità di magari di poter tenere l'acido lattico per quell'arco di tempo che ti serve a far bene. No, secondo me no. C'è gente che ha l'agilità, sì, di natura, ma può anche non servire, no? C'è invece chi non ce l'ha e magari la allena il più possibile, perché sa che comunque riesce a risparmiare delle energie che sono fondamentali per il finale. Sì, la gara, quello che ti dà la gara sicuramente l'allenamento non te lo può dare, tutti i cambi di ritmo che ci sono in una gara a cui magari non fai neanche caso, sono davvero tantissimi, e il lavoro specifico in sé a casa non può darti quello. Sì, c'era anche una vecchia teoria che faceva bene arrivare anche in crisi di fame ogni tanto. Non ci credo tanto, però sicuramente è così. Secondo me in parte le corse erano meglio 15 anni fa, quando i misuratori non avevano preso l'avvento, perché non toglievano parte dello spettacolo che invece adesso viene tolta. Troppa gente si concentra su quei dati, e io credo che solamente i grandi campioni, gente che punta alle classifiche generali dei grandi giri, possa veramente far caso a questo, ai watt, e seguirli in gara. Sì, anche quello per esperienza personale. Posso dire che ho perso un po' l'esplosività che avevo, però la resistenza è senza dubbio aumentata. Secondo me è possibile, sì, fisiologicamente è possibile, perché comunque l'età del ciclista professionista, guardando gli ultimi anni, si è molto allungata. E se hai la testa giusta per poter fare la vita al 100% anche dopo i 35 anni, io credo che si può essere ancora competitivi. Sì, assolutamente sì. Per un po' non vorrò più vederla, ma poi l'amore, il primo amore non si scorda mai, quindi tornerà di moda nuovamente.